Benvenuti a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo vestito o copricostume top down che io ho deciso di chiamare ninfea. Per poterlo realizzare, mi avvicino così lo potete vedere meglio, ho deciso di utilizzare il filato della Mondia che si chiama ninfea, che è 100% cotone, ma è un cotone un po' particolare in quanto ha queste particolari sfumature. Nel sito sono presenti tre colori, adesso ve ne quattro colori, ve ne farò vedere anche un altro. Due colori però mi stanno già quasi finendo, però tra questi c'è anche un bellissimo nero, quindi potete fare questo vestito ancora più elegante con un bel colore nero. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 160 metri, quindi ha un lunghissimo metraggio. E infatti per realizzare questo vestitino utilizzando l'uncinetto il numero 4 io ho utilizzato solamente 300 grammi di questo filato. Voglio farvi vedere anche l'altro filato, un altro colore disponibile. Guardate, questo io l'ho chiamato maculato perché ha queste sfumature, cioè è un beige con queste sfumature del marrone, bellissimo, ma come vi ho detto ce ne sono anche due, uno che ha il bianco con delle sfumature nero e un altro che è nero, che io trovo bellissimo. Ora, per quanto riguarda le taglie, se siete una taglia M io vi consiglio di andare a prendere, visto che è un vestito, almeno 100 grammi in più, quindi invece di 300 400 grammi. Per una taglia L vi occorrono invece 500 grammi, per una taglia XL quindi 600 grammi. Come potete vedere il vestito non mi stringe, è aderente al mio corpo ma non è stretto, questo perché comunque è molto morbido, quindi non stringe per niente. Per quanto riguarda la lavorazione, mi riavvicino per farvela guardare, è veramente semplicissima perché il classico top down con ventagli che vanno ad aumentare all'inizio e poi si lavora normalmente. Per fare il vestito modellato sulla nostra figura io sono andata a fare gli aumenti solamente ai lati, quindi di qua e da quest'altro lato, così si dovrebbe vedere meglio, e nel tutorial vi dico naturalmente dopo quanti giri lo sono andata a fare il mio primo aumento e come sono andata a fare gli successivi due aumenti. Mi raccomando, anche se siate una taglia S, una taglia M, una taglia L, prima di fare gli aumenti provatevi in quel caso la maglietta per vedere a che punto dovete iniziare a fare gli aumenti, perché dovete arrivare qui, diciamo, a fine vita, in modo tale che quando andate a fare gli aumenti vi vanno proprio sui fianchi e potete scendere. Io ho fatto in totale 3 aumenti e sono andata poi a scendere dritto per fare la gonna, perché come aumenti va più che bene e in questo caso potete fare gli aumenti quanto ne volete, non c'è un limite. Quindi se avete bisogno di allargare molto perché avete i fianchi molto larghi, in questo caso allora vi consiglio di iniziare a fare gli aumenti un po' prima, quindi magari qui pochi centimetri sotto al seno, in modo tale che qui comunque inizi ad allargarsi ma non a fare difetto e qui si allarghi tranquillamente. Quindi ripeto, potete fare i più aumenti possibili. La lavorazione è semplice perché alla fine, come vi ho detto, sono delle lavorazioni in ventaglio, quindi niente di complicato. Ero più interessata a fare in modo che capite come si possa fare l'aumento qui sui fianchi e come fare un aumento qui sullo sprone, piuttosto che fare un punto complicato. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Naturalmente in descrizione vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, dove potete appunto acquistare i miei filati anche nelle altre colori. Per realizzare la nostra maglia o vestito sono ancora indecisa, deciderò man mano che andrò a fare la lavorazione, ma voi già l'avrete scoperto dall'inizio del video. Lavorerò il filato della Mondia linea ninfea, questo bellissimo colore. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è molto rosa, mi piace molto, però qui come potete vedere abbiamo anche altri questi colori spettacolari. Ora io lavorerò con l'uncinetto numero 4. Qui ho un piccolo campione, la maglia che andiamo a fare top down e si lavora quindi dall'alto. Vi dico già che io ho montato con l'uncinetto numero 4 95 catenelle per ottenere così uno scollo di circa 32 centimetri, in realtà diciamo 30 centimetri e mezzo, poi andando a lavorare il primo giro naturalmente si è andata ad allargare un po' le catenelle, quindi diciamo che comunque siamo su una circonferenza collo di circa 30-31 centimetri lavorando con l'uncinetto numero 4. Quindi vi dico che, come vi ho detto, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 5. Ora
per quanto riguarda le taglie più grandi. Per una taglia M io vi consiglio di andare a mettere solo 4 motivi in più, in modo tale da avere un motivo in più per lato, quindi la parte dietro, la parte avanti e le due parti laterali, quando andremo a mettere il marcatore. Taglia L, a questo punto a voi vi consiglio di mettere 8 motivi in più, in modo tale da averne due per lati, due per le spalle, destra e sinistra, due dietro e due avanti. Questo naturalmente se lavorate sempre col mio stesso uncinetto e comunque con un filato che abbia lo stesso spessore del mio. In caso contrario, vedete lo scolo quanto più o meno lo volete realizzare e poi di quanto lo volete fare largo, quindi mettendo 5 catenelle arrivare alla circonferenza che volete, e poi andate a mettere appunto questo numero di catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro. Io qui ho un piccolo campione e andiamo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nella catenella successiva e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi nella quarta di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, vado nella catenella successiva di nuovo 2 maglie alte, una, due. Salto 3 catenelle, una, due, tre, quattro e tre e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, entro nella catenella successiva e di nuovo a fare 2 maglie alte. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio giro. Si saltano 3 catenelle, si vanno a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, archetto successivo di nuovo 2 maglie alte. Continuiamo quindi così per tutto il primo giro. Sto per terminare il giro, ho fatto quindi il mio ultimo ventaglio, quindi le 2 catenelle, catenella di separazione e catenella successiva 2 maglie alte. Vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con delle catenelle bassissime ci portiamo nell'archetto di una catenella e a questo punto andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella successiva e ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, ricominciamo. Vado nell'archetto di separazione e vado a fare 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, rientro 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, andando sempre nell'archetto di una catenella, andando sempre a fare 2 maglie alte. Catenella, rientro 2 maglie alte. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro. Ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro con delle maglie bassissime andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo di nuovo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro maglia alta. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi 2 maglie alte nell'archetto di una catenella del ventaglio, una, due. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Vado tra i due archetti, tra i due ventaglietti e vado a fare una maglia alta. Ops, scusatemi, una maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte. Catenella, rientro altre 2 maglie alte. Vado tra i due ventagli del giro precedente e vado a fare una maglia alta.
e si ricomincia, quindi l'ultima volta insieme, 2 maglie alte nell'archetto del ventaglio, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, andiamo tra le 2 maglie alte del ventaglio, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il terzo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto la maglia alta tra i 2 ventagli, quindi vado a fare una maglia bassissima entrando nella terza catenella. Possiamo iniziare a fare il quarto giro con delle maglie bassissime, entriamo sempre nel ventaglio e andiamo a fare sempre il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, vado nella maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta e si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto di una catenella e di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta e si ricomincia, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte, vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e di nuovo ricomincio da capo, quindi devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo fare il nostro quinto e ultimo giro di aumenti e andiamo sempre a fare maglia bassissima fino ad arrivare all'archetto. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, ops, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio più piccolo e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, e si ricomincia da capo, vado nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella, cioè vado nell'archetto di una catenella e dell'archetto più del ventaglietto più piccolo, di nuovo da fare 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, vado nell'archetto successivo, ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte, 1 2, vado nell'archetto più piccolo e di nuovo 2 maglie alte, 1 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 e 2, e devo continuare a fare questo quindi per tutto il mio quinto giro. Allora, sto per terminare quindi anche il quinto giro. Il giro che andremo a fare adesso lo dovremo sempre ripetere, però per chi deve andare a fare un ulteriore aumento, io voglio farvi vedere un attimo la mia lavorazione e come potete vedere sta venendo bella larga, quindi non ho bisogno di fare ulteriori aumenti, però vi dico già, per chi deve fare degli aumenti, adesso spiegheremo anche come fare. Comunque, per fare il sesto giro che andremo sempre a ripetere, faremo sempre le nostre catenelle di separazione, sempre 3 catenelle, un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ora io vado direttamente a fare nell'archetto successivo di una catenella di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Ora, per le taglie più grandi potete fare in due maniere,
cioè se dovete bisogna allargare. Se dovete allargare di poco, andate a fare una catenella di separazione tra i ventagli e poi procedete normalmente a fare i vostri ventagli. Quindi se noi dobbiamo andare a fare i ventagli senza catenella di separazione, per chi deve andare a allargare può andare a fare una catenella di separazione. Se però non volete che la lavorazione diventi troppo forata, un'altra cosa che potete fare è questa: andate sempre nell'archetto di una catenella e andate a fare 3 maglie alte, catenella di separazione, due catenelle di separazione, rientrate alte 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e alternate. Nell'archetto successivo tornate a fare le 2 maglie alte, la catenella di separazione, di nuovo le 2 maglie alte, e nel ventaglio successivo invece andate a fare di nuovo le 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Questo se avete bisogno di allargare molto e non volete fare la lavorazione troppo forata andando ad aumentare le catenelle di separazione. Così potete aumentare, vedete, verrà una striscia più larga, una striscia più stretta, che anche dà anche più movimento alla lavorazione. Quindi potete procedere in questa maniera se avete bisogno di allargare. Taglia S: se avete bisogno di allargare poco, perché poi mettendo le catenelle via si allarga troppo, stessa cosa, invece di fare queste lavorazioni cambiate uncinetto, dall'uncinetto del numero 4 passate a lavorare con il 4 e mezzo, così potete ammorbidire la lavorazione senza allargarla troppo. Io naturalmente adesso continuo a lavorare la mia vera e propria lavorazione, vi farò sapere quanti giri sono andata a fare di semplici ventagli, quindi il giro sarà sempre quello, 2 maglie alte, catenelle, 2 maglie alte in ogni archetto di una catenella, quindi vi dirò quante catenelle, quanti giri sono andato a fare prima di mettere i marcatori e poi come andare a dividere i marcatori, per poter dividere la nostra lavorazione. E infatti come lunghezza scalfo io ho 16 centimetri, quindi va più che bene a me come lunghezza scalfo. Taglie più grandi, mi raccomando, taglia M arrivate almeno a 19 centimetri, taglia L arrivate a 21 centimetri più o meno. Mettete sempre i marcatori e poi provatela. Per quanto riguarda i marcatori, allora io sono andata a contare le mie strisce di ventagli e ne ho un totale di 38 e ho fatto in questa maniera: ne ho messi 8 da una parte per la manica, 8 dall'altra parte per l'altra manica, quindi vedete il marcatore subito dopo le mie 8, i miei 8 ventagli, e quindi poi ho messi 10 avanti e 10 dietro. Quindi questa è stata la divisione che ho fatto io, in modo tale appunto da avere il corpo della mia maglia e le mie invece scalfi per le maniche. Anche se in realtà sono ancora indecisa se fare una maglia o un vestitino, mentre lavoro procederò la lavorazione. Ora quindi io devo lavorare il corpo della mia maglia. Per non staccare il filo ho fatto in modo che la lavorazione inizi da dietro, quindi vado sempre a lavorare il mio solito giro, quindi vado sempre a fare le mie 2 maglie alte, catenella, rientro, altre 2 maglie alte, e quindi vado a fare questo fino ad arrivare al marcatore. Per arrivare al marcatore vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Come vedete sono arrivata al mio marcatore, quindi ho l'ultimo ventaglio sul dietro e vado sempre a lavorare le mie 2 maglie alte, catenella, rientro, altre 2 maglie alte, e vado direttamente dalla parte avanti. Quindi qua sono le mie 3, 6, 9 appunto ventagli che lascio per le maniche, e vado direttamente nel ventaglio avanti andando sempre a fare le mie 2 maglie alte, catenella, rientro, altre 2 maglie alte. Quindi posso togliere il mio marcatore, ok, e quindi questa è la mia manica. E adesso continuo a lavorare normalmente il giro fino ad arrivare al secondo marcatore e quindi chiuderemo poi il nostro giro e naturalmente vi farò vedere come andare a lavorare. Ok, sono arrivata anche all'ultimo marcatore, quindi vado nell'ultimo ventaglio a fare sempre le mie 2 maglie alte, catenella, rientro, altre 2 maglie alte, e poi
Vado a chiudere direttamente il giro entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, andando a fare una maglia bassissima e poi ricomincio il giro a lavorare normalmente, quindi tante le mezze maglie, le maglie bassissime per arrivare all'interno dell'archetto e poi ricominciamo a lavorare. Quindi posso togliere anche questo marcatore e quindi la lavorazione della mia maglia o vestito devo ancora decidere. Adesso continuerò a lavorare in questa maniera. Se dovessi andare a fare degli aumenti, naturalmente vi dirò come sono andata a farlo. Sicuramente metterò soltanto una catenella in più di separazione, cioè metterò una catenella di separazione tra i ventagli, che in questo momento io non sto facendo, o altrimenti andrò a cambiare l'uncinetto passando dal 4 al 4 e mezzo. Naturalmente vi farò sapere. Se invece voglio arriverò a fare un vestitino, allora in quel caso farò degli aumenti laterali e per fare gli aumenti laterali faremo la stessa cosa abbiamo fatto in qui all'inizio per lo sprone. Dunque io sono arrivata al 12° giro, in realtà ho già iniziato anche il 13° giro e devo andare a fare l'aumento. Come aumento non voglio fare le catenelle di separazione ma vado a fare l'aumento laterale facendo lo stesso aumento che ho fatto qui all'inizio. Ora se vi ricordate quando io ho messo i marcatori avevo 10 ventagli avanti e 10 dietro, quindi nel mio 13° giro io sono andata a fare i miei 10 ventagli e tra il decimo ventaglio, quindi l'ultimo dietro e il primo avanti, vado a fare la mia maglia alta. Questo perché se vi ricordate qui quando abbiamo fatto gli aumenti abbiamo fatto maglia alta, poi due maglie alte separate da una catenella e poi il nostro ventaglio classico. Quindi io qui inizio direttamente facendo la mia maglia alta e poi vado a lavorare normalmente gli altri 10 ventagli e quando ho finito i 10 ventagli, quindi quando sto finendo il giro, vado a fare il mio secondo aumento mettendo appunto la mia maglia alta. Quindi mi raccomando, per chi deve fare gli aumenti laterali deve mettere come con i marcatori le maglie e i ventagli avanti, i ventagli dietro e fare lateralmente appunto il nostro aumento. Quindi se tipo voi ne avevate messi 12 dietro, 13 avanti, andate a fare 12 ventagli l'aumento, quindi la maglia alta, 13 ventagli maglia alta e poi andate a fare il giro successivo dove sopra la maglia alta facciamo maglia alta, catenella e maglia alta e poi due maglie alte, quindi ritorniamo a fare il nostro ventaglio. Quindi i giri sono sempre questi tre, quindi come vi ho detto maglia alta separata da una catenella e maglia alta e poi il nostro ventaglio, due maglie alte, catenella, due maglie alte. Quindi io adesso continuo a lavorare, vi faccio vedere soltanto appunto come andare a fare l'ultimo il secondo aumento, quindi l'altra maglia alta e poi come vi ho detto dobbiamo andare a fare normalmente gli altri due giri di aumento e poi possiamo continuare la lavorazione fino a dove vogliamo che arrivi e naturalmente possiamo fare ulteriori aumenti. In quel caso, avendo poi due motivi in più, ne metteremo nel mio caso 11 avanti, 11 dietro, andremo a fare il secondo aumento. Questo se dovete fare altri aumenti. Quindi eccomi qui, sto terminando il giro, ho fatto i miei 10 ventagli, quindi tra l'ultimo ventaglio e il primo ventaglio vado a fare la mia maglia alta e poi chiudo semplicemente la lavorazione come abbiamo sempre fatto e torno a lavorare. Vi ricordo che adesso sopra la maglia alta andremo a fare maglia alta, catenella di separazione e di nuovo maglia alta. Io continuo a lavorare e vi farò appunto vedere anche l'aumento successivo, quello che abbiamo fatto anche all'inizio del nostro sprone. Allora sono arrivata dove ho la mia maglia alta, quindi entro dentro e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta e poi normalmente vado a fare i miei ventagli fino ad arrivare alla seconda maglia alta. Quindi lavoriamo normalmente i nostri ventagli fino ad arrivare alla seconda maglia alta. Sono arrivata alla mia seconda maglia alta, quindi prendo il filo e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta e poi di nuovo maglia bassissima e andiamo a lavorare il nostro giro successivo andando di nuovo a rifare ventaglio sopra ogni ventaglio e vi farò vedere l'ultimo aumento da fare.
Quindi continuo a lavorare normalmente ventaglio sopra ventaglio. Eccomi, sono arrivata quindi al mio aumento e vado a fare l'ultimo aumento. Quindi vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. E torniamo poi a lavorare normalmente. Quindi io non devo fare altri aumenti, basta questo che ho fatto. Se dovete fare altri aumenti, vi consiglio di fare o 11 ventagli oppure fare un aumento prima e dopo l'aumento che avete fatto qui, quindi uno qui e uno qui, per aumentare. Se dovete aumentare di molto, a questo punto fate 2 aumenti per lato invece che uno solo. Quindi mettete una maglia alta qui, una maglia alta qui e fate 2 aumenti. Io continuo a lavorare. Naturalmente, se dovessi cambiare idea, quindi invece di fare un vestito, invece di fare una maglia, fare un vestito, vi dirò se ho fatto ulteriori aumenti e a quanti giri sono andati a farlo. Allora, dopo 4 giri, 1, 2, 3, 4, che ho fatto il primo aumento, sono andata a fare il secondo aumento e come vedete ho fatto gli aumenti prima e dopo la striscia che si è creata con l'aumento. Quindi ripeto, ho fatto i miei 3 giri, i miei 1, 2, 3 giri di con l'aumento, ho ripetuto il quarto senza fare aumenti. Dopo il quarto sono andata di nuovo a fare degli aumenti facendo la maglia alta che ci serve per fare gli aumenti prima e dopo la nuova striscia di ventagli che si è creata. E dopo altri 4 giri, quindi 1, 2, 3, 4, ho rifatto la stessa cosa andando sempre a fare la maglia alta prima e dopo la striscia di maglia alta che si è creata all'inizio. In totale quindi ho fatto 3 aumenti, quello che abbiamo fatto insieme e altri 2. Per essere di nuovo più chiara, e vi faccio vedere ancora di più così, vedete, questa è l'aumento lateralmente che abbiamo fatto insieme sia a destra che a sinistra. Dopo i 3 giri fatti per fare l'aumento e il quarto fatto normalmente andando a fare il ventaglio, ho fatto di nuovo un aumento, però facendo la maglia alta prima e dopo la striscia che si è creata. Ho di nuovo fatto i 3 giri che servono per l'aumento, ho rifatto il quarto giro senza aumenti e poi di nuovo sono andato a fare un aumento facendo sempre la maglia alta prima e dopo la striscia centrale che si è venuta a creare. E ho fatto la stessa cosa anche dall'altra parte. Improvando la maglia, ho deciso a questo punto di continuare la lavorazione per poterne fare un vestito, perché mi piace come sta venendo. Il filato è molto sottile e leggero, quindi non pesante, e quindi se riesco questa volta vorrei fare un vestito lungo. Eccomi, allora alla fine sono riuscita a fare il mio vestito lungo. Dallo scalfo fino a giù ho ripetuto il giro per 82 volte per avere quindi un vestito che è lungo fino alle caviglie. Qui lateralmente si nota dove sono andata a fare gli aumenti, che è all'altezza dei miei fianchi. Quindi dopo le maglie, i giri che abbiamo fatto insieme e abbiamo fatto il primo aumento, come vi ho spiegato, ne ho fatti altri 2. Quindi questa è la lavorazione allargata sui miei fianchi che permette al vestito di scendere poi giù senza stringermi. È proprio a un tubino lungo ma non troppo stretto, e con questo filato molto morbido, molto leggero, non si accorge. Non si accusa la lavorazione. Tenete comunque presente infatti che il filato è sottile e molto lungo, e io alla fine ho utilizzato solamente 300 grammi per averla così lunga.